Stiamo per godere insieme delle immagini di una serata storica per la città di Matera. Mi riferisco al 15 gennaio del 2015, allorché presso la Casa Cava è stato presentato l'ultimo libro del fotografo Ferdinando Scianna, Visti e Scritti. Presentazione che ha visto protagonista, oltre al fotografo Scianna, anche l'artista materano Dario Carmentano. Evento che rientrava all'interno della rassegna Solchi del Movimento Culturale Spiragli, associazione altamurana che in tempi non sospetti ha sostenuto la candidatura di Matera a capitale europea della cultura, organizzando, tra le altre cose, l'evento del 25 settembre del 2014 presso il Teatro Mercadante di Altamura. L'incontro dal titolo Concertiamoci per Matera 2019 ha visto protagonisti sul palco del Teatro Mercadante i sindaci di Altamura, Matera, Gravina in Puglia e Sant'Eramo in Colle a sostegno appunto della candidatura di Matera. Abbiamo deciso come Associazione Spiragli di portare Scianna a Matera anche per tener fede ai proponimenti fatti il 25 settembre, giorno in cui di fatto con la firma del protocollo d'intesa ad opera dei sindaci cui mi riferivo prima si è costituita l'area metropolitana murgiana, un'area vasta che interessa territori tra loro contigui ed omogenei per diverse ragioni. Scianna, ricordiamolo, è uno dei fotografi più noti a livello internazionale, allievo di Henri Cartier-Bresson, un fotografo che ha immortalato i volti dei personaggi più famosi al mondo in un arco temporale davvero lunghissimo perché ha iniziato a scattare fotografie poco più che ventenne. Godiamoci queste immagini che ricordano quella serata meravigliosa. Innanzitutto voglio ringraziare Spiralli, quindi Bartolomeo Smaldone e Franco Fiore che mi hanno invitato a presentare un grande maestro come Ferdinando Scianna. Questa rassegna è stata voluta da Spiragli, il loro movimento culturale, proprio per avvicinare la città di Altamura a Matera, anche in funzione della candidatura, cioè quindi di Matera capitale europea del 2019. E loro stanno facendo un bel lavoro da diversi anni e stanno facendo un'operazione veramente di grande valore, perché stanno facendo una battaglia davvero forte sulla Cava Pontrelli, che è un sito paleontologico, il sito paleontologico più importante d'Europa, che contiene oltre 30.000 impronte di dinosauri. E lì c'è tutta una questione perché è stata acquistata da un privato, eccetera, insomma, e quindi e non solo su questo, insomma, si stanno spendendo molto bene. Hanno portato quindi qui a Matera questa rassegna Solchi e come vi ha già anticipato Bartolomeo, purtroppo è l'ultimo appuntamento, però credo che non si potesse concludere meglio di così, insomma, no? Vi voglio presentare Ferdinando Scianna, per quanto, per carità, insomma, iper conosciuto, però giusto così, ve la leggo perché è una biografia, quindi è più semplice. Quindi, nato a Bagheria in Sicilia, possiamo dire l'anno maestro, nel 43, lo diciamo, e comincia a fotografare negli anni 60, mentre frequenta la facoltà di lettere e filosofia all'Università di Palermo. La sua terra, la sua gente, le sue feste sono allora i soggetti preferiti di Scianna. Nel 1965 pubblica il volume Feste religiose in Sicilia, con un saggio di Leonardo Scianna. Comincia così una lunga collaborazione fra il fotografo e lo scrittore. Si trasferisce a Milano nel 67, lavora per l'Europeo, periodico di cui sarà corrispondente da Parigi per 10 anni. Nel 77 l'editore francese Denoël stampa Les Siciliens con testi di Dominique Fernandez e Leonardo Sciascia.
Esce in Italia La Villa dei Mostri, sempre con un testo di Sciascia. A Parigi collabora a Le Monde Diplomatique e alla Commission Littéraire. Il mio francese, insomma, si capisce. Ed è allora che conosce Henri Cartier-Bresson, la cui opera lo aveva influenzato fin da gioventù. Nel 1982 Cartier-Bresson lo farà ammettere primo italiano alla prestigiosa agenzia Magnum. Dal 1987 Sciama alterna al reportage la fotografia di moda, riscuotendo un successo internazionale, divenendo fotografo ufficiale di grandi atelier come Dolce e Gabbana. Quindi stasera presentiamo questo suo ultimo libro, Visti e scritti, per l'editore Contrasto. Io ho guardato questo libro e mi ha impressionato innanzitutto il percorso proprio professionale e umano, cioè che è qualcosa di immenso, immane proprio. Se lo prendete in mano vi rendete conto che qui c'è tutta la storia e la cultura vista attraverso tutti questi grandi personaggi che dagli anni 60 fino ad oggi hanno significato appunto la storia e la cultura non solo italiana ma anche europea e internazionale. Ma la cosa che mi torna strana, no? E c'è questa cosa visti e scritti. Cioè, in realtà, in tutto il testo, Ferdinando Sciano non parla mai della sua fotografia. Non dice una parola sulla sua fotografia. Lui parla di fotografia attraverso le considerazioni che fa dei suoi amici fotografi che ha ritratto. E questa è una cosa particolare, no? Quindi ti mette l'immagine e commenta, non l'immagine nel senso sul piano fotografico, ma commenta il personaggio, ma non il personaggio in quanto tale, il personaggio nella sua dimensione, diciamo, umana, spesso e soprattutto amicale, perché qui fotografa il suo mondo in particolare e si legge sempre, e poi ha una scrittura, veramente complimenti, una scrittura straordinaria, di una sintesi e soprattutto di un, sì, di una saggezza, di un piglio umano spaventoso, è proprio un detective della dimensione umana, insomma, e queste immagini. Interessante, perché ci sembra quasi di trovarci davanti ad una situazione particolare, non direi la scena del diritto, per carità, però queste immagini, no, che attraverso i suoi scritti cominciamo a cogliere tutta una serie di aspetti, di caratteri di questi personaggi, di storie, e soprattutto c'è questa cosa bellissima della grande considerazione, del grande tributo che Ferdinando Sciana, da grande maestro qual è, fa veramente a tutti. Lui elegge a mentori, ma tante di quelle persone che sono citate, e lo fa con una partecipazione così autentica, un riconoscimento disarmante, è una cosa che io ho apprezzato moltissimo, una cosa bellissima. E quello che a me è tornato alla fine, quando ho finito di leggere il libro, è che questo libro in realtà racconta un meta racconto. Cioè, qui stiamo parlando della storia di questo uomo, un uomo importante, una storia importantissima, ricchissima, perché poi ha una grandissima capacità relazionale, perché molti di quelli che sono annoverati qui si comprende che sono davvero amici. E l'esperienza della quella dimensione conviviale, no? Umana, è proprio un suo emblema, cioè è proprio nella sua natura riuscire a instaurare rapporti di questa qualità, di questa intensità, di questo valore.
E quindi dicevo, questo meta-racconto a me ha fatto riflettere molto, perché considerando che lui parte da Bagheria, questa città in provincia di Palermo, è un giovane che in quegli anni vive una realtà come era tutta quella del Sud Italia, no? Una realtà che era vissuta sul piano culturale, sul piano della qualità culturale, in tutt'altri tre termini rispetto a quello che magari era la ricerca culturale che si spendeva, che ne so, al nord Italia, in Europa, eccetera. E quindi c'era un gap, e noi lo sappiamo benissimo, no? Cioè, voglio dire, anche noi qui a Matera, fino a 30 anni fa, no? Cioè, chi conosceva l'arte? Chi sapeva di che cos'era la ricerca artistica? Quindi ho visto, attraverso tutta la sua esperienza, la sua crescita, il suo affermarsi, e sempre questa voglia enorme, cioè irrinunciabile ad apprendere, a comprendere, ad evolversi, a crescere, qualcosa di strabiliante, veramente. Dovrei essere 50 metri. Sicuramente. E quindi si legge questo meta racconto che racconta attraverso Ferdinando Scianna, forse, la storia del Sud Italia. Il Sud Italia che si è riscattato, che dal dopoguerra ad oggi, ed oggi lo vediamo, siamo qui in questo luogo, no? Ed è un luogo che, voglio dire, 30 anni fa si parlava ancora della vergogna, no? Dei sassi di Matera, era un problema irrisolto, c'era ancora questa memoria strana, questo peso, no? Sulla città. E invece una cosa assurda è che oggi noi riscopriamo che il Sud paradossalmente mette fuori un'alterità, come lui è stato un antesignano, no? Uno che è stato un nostro avanguardista, no? In questo, ed è uno con l'intelligenza, la passione, tutta la cultura che era meridionale, quindi una cultura che non si poteva spendere sicuramente sul piano, diciamo, per la cultura di ricerca, eccetera, ma era una cultura di una pregnanza profondissima, no? E che dava valore, dava intelligenza, dava perspicacia. E io quello che ho letto alla fine in questo libro, che questo giovane, e poi c'è da dire una cosa, sin dalle prime foto si legge subito l'occhio del fotografo, ma non l'occhio del fotografo, sai, dici, beh, è uno che promette, no, ha già, è spaventoso, no? Compratelo il libro, veramente compratelo, perché è qualcosa di strabiliante, compratelo, vero maestro? sì. E niente, quindi credo che oggi avere qui Ferdinando Scianna in questo luogo, a Matera, credo che è veramente il momento in cui ci possiamo dare la mano, noi del Sud Italia, perché insieme siamo riusciti a costruire questa alterità. Io su questo volevo interrogare Ferdinando Scianna, e chiedere qual è la sua visione del suo percorso, del percorso che è stato fatto con la fotografia, tutto, e so anche i problemi che ci sono oggi, no? Rispetto all'immagine, rispetto alla fotografia, alla comunicazione e tutto il resto. Quindi cercare di capire, no? Cioè, questo passaggio, no? Dalla cultura della collettività, fatta di tutto un insieme di relazioni, di affezioni, eccetera, alla cultura dell'autorialità. Io credo che lei si sia trovato in questo passaggio, sia storico che personale. Ma vediamo di capire come possiamo. Si sente, no? Naturalmente fa parte, diciamo, delle regole del gioco che uno che presenta qualcuno, un libro, una cosa di questo genere, parli bene. Insomma, non mi è mai capitato di presentare il mio libro in cui c'è il presentatore che dice: sto libro fa un po' schifo, lui non è granché, eccetera. Magari sarebbe forse qualche volta più pertinente, insomma. Quindi diciamo che facciamo la tara
degli elogi che fanno parte del gioco. I percorsi uno li individua quando si ferma un attimo a guardarsi indietro, a fare il punto, insomma, su quello che sta facendo, se no uno li vive. Quando li vive non pensa solo a un certo punto del mio percorso, insomma, uno è lì che vive le cose. Probabilmente c'è una cosa, insomma, forse il miglior complimento, l'unico vero complimento al quale tengo, che mi riguarda, è che soprattutto quando ero ragazzo, è più difficile, adesso ho 72 anni, insomma, non è chiedo addirittura d'arrivo, insomma, ma ero abitato da una fame, da una fame di incontri più che altro, mi hanno sempre appassionato le persone. E avevo un talento, l'unico talento che veramente al quale tenga, era quello che ci avevo vivo da ragazzo, di riconoscere quasi da chito, quasi al primo incontro, delle persone di qualità speciale. Cioè, dicevo, questo qui. E allora avevo nei loro confronti, lo l'ho avuta sempre, ma insomma da ragazzo in maniera molto più forte, una reazione da cozza. Io mi attaccavo a quello scoglio lì, se pensavo che fosse una roba che valesse la pena di vivere, da cui si potevano tirare fuori degli insegnamenti. Ed era difficile staccarmi da quello scoglio, insomma, se io mi ci attaccavo, insomma. È successo molte volte. C'erano delle cose che erano facili, cioè al mio paese, che so, per esempio, che è un paese curioso, è un paese piuttosto curioso, che è nato da una voga alla metà del Settecento della nobiltà siciliana di farcisi una villa importante di vacanze, e ne è venuta fuori una proliferazione, ce ne sono 8-9 di ville bellissime, che sono spesso capolavori del barocco, Villa Pagonia, Villa Guarnieri, cose di questo genere. Quindi la popolazione di questo paese, insomma, era fatta dai contadini, dai campieri, dagli artigiani che avevano contribuito a costruire queste ville, dai contadini e anche dagli sgherri di questi signori, insomma, no? Quindi era una mistura che continua ad essere tutto sommato forse caratteristica del posto e che produce anche dei talenti un po' speciali, cioè mascalzoni, delinquenti, ma anche persone di talento, persone anche di grande sapienza artigiana e contadina e cose di questo genere. Ha prodotto sempre della gente abbastanza straordinaria, Bagnero, un grande matematico, Tomasello, un grande pittore, Guttuso, Ignazio Butita, che è stato citato prima, che è sicuramente il più grande poeta che si sia espresso in lingua siciliana, di recente Tornatore, era un ragazzino che voleva fare il cinema, insomma, è che è arrivato ad avere l'Oscar, insomma, in quella specie di difficoltà, di stridore, anche di violenza, ci abbiamo avuto gente talentuosissima sul piano della balistica, per esempio, no? Come sparano loro pochi in tutta la Sicilia. Quindi un paese drammatico, contraddittorio, e probabilmente in questa contraddittorietà, in questa violenza, che è una violenza che conosciamo tutti nel sud, che non è soltanto, per esempio, è anche la violenza del luogo, è la violenza del paesaggio, la violenza del luogo fisico, geografico nel quale tutti noi cresciamo. Cartier-Bresson, per esempio, che è stato mio grande maestro ed amico, insomma,
la luce che c'è nelle sue fotografie è una luce da persona che è nata in Normandia, con una luce mite, mai drammatica. Lui diceva: la mia luce ideale è una luce di una giornata luminosa dove non ci sono ombre troppo nette. Come potrei dire io una cosa di questo genere? Che quando la mattina uscivo di casa bambino, mia madre mi diceva: non ti scordare il cappellino che il sole ti ammazza. Cioè, da noi il sole non è solo luce, non è solo bellezza, il sole ti ammazza. C'è un mio amico pittore che ha fatto un quadro bello dove c'è una scritta che dice: il nostro sole è l'insolazione. E c'è qualche cosa di violento anche nel sole. In un suo libro, Gesualdo Bufalino ha dato come titolo La luce è il lutto. E già l'ombra non è più l'ombra, è la metafora di una condizione umana, di una condizione sociale, il lutto. Perché il lutto da noi nasce da quella condizione sociale. Tra l'altro la luce è già teatro da noi, insomma, no? Perché ci sono queste le ombre violente, il sì e il no, la drammaticità delle relazioni, la violenza dei rapporti sociali, umani, eccetera, eccetera. Quindi c'è nello stesso tempo, c'era, soprattutto quando io avevo 17 anni e cominciavo a fare delle fotografie per cercare, non so perché ho cominciato a fare fotografie, sicuramente perché mio padre, tornando a viaggio, forse l'unico viaggio che ho fatto nella sua vita con mia madre, perché io sono nato nel 43, quando si sono sposati c'era la guerra, altro che viaggio di nozze, insomma, quindi quando hanno fatto questo viaggio insieme a loro amici, avevo 14 anni, al ritorno mio padre, me lo ricordo questo ritorno per due fatti fenomenali, perché siamo andati a recuperarli al porto di Palermo, che tornavano col vapore da Napoli, dopo essere... Aveva fatto un vero viaggio di nozze, ero stato a Venezia, a Roma, quelle cose che si fanno appunto in quel caso lì. Ma loro erano sposati a 15 anni, insomma. E questo mio padre è sceso dalla nave e mi ha abbracciato e baciato. Non esisteva sta cosa. I padri mica abbracciavano e baciavano i figli. Quindi io ancora me lo ricordo. Il padre era uno, se non sei ubbidito lo dica a tuo padre, era il giudice, quello che risolveva il giusto e l'ingiusto dell'esistenza. E poi pure mi ha fatto un regalo. Ora, poi se ne è pentito tutta la vita, poveretto, mi ha regalato una macchina fotografica. E io questa cosa, forse appunto perché era collegata a questo gesto di rappresentazione dei sentimenti che gli uomini facevano, insomma, quando mai uno... dice a suo figlio: quanto ti voglio bene. Noi adesso lo facciamo continuamente, forse rovinandoli, sbaciucchiandoli e non dandogli il senso appunto della dialettica dei rapporti. E quindi mi piacque questo giocattolo e cominciai a usare questo giocattolo in maniera impropria. Nel senso che, sì, certo, agite le cose, però in realtà cominciavo a fotografare quello che avevo intorno. Attraverso la macchina fotografica mi sono accorto che ero interessato allo spettacolo, al teatro della vita intorno a me. E in quello spettacolo succedevano delle cose. Beh, a parte che vi sorprenderò, perché questa è una cosa che non succede affatto agli adolescenti, ma a me allora, sui 16-17 anni, c'era una cosa che mi ossessionava tanto, ed erano le ragazze. È strano, no? Però io avevo sta mania al suo tempo e quindi le fotografavo, perché fotografavo quello che mi interessava e fotografavo quello che detestavo anche. Con le ragazze funzionava, perché le altre dicevano: bella, me la fai pure a me. Magnifico, uno c'ha 16-17 anni, questa qui è stata la mia prima indimenticabile fidanzata. E siamo in quegli anni, no? 1960, quindi io avevo 17 anni. A lei piacevano molto le fotografie che io facevo a lei, forse non solo le fotografie, ma attraverso le fotografie, insomma, avevamo intavolato un dialogo. Quindi una cosa che ti permette di avere rapporti con gli altri, di sedurre anche, no? E che ti dà una certa soddisfazione. E io lì intuitivamente capii che quella poteva essere una via di fuga. Perché era
ben chiaro che in una famiglia che non era miserabile, ma certamente non ricca, la carne la mangiavamo una volta alla settimana quando andava bene, insomma, no? Però insomma andavamo a scuola, c'è stato questo boom dei limoni, io sono figlio del limone, il boom dei limoni ha permesso a mio padre di andare a scuola, lui faceva il commesso in un negozio a Palermo e cose di questo genere. E io sapevo quello che volevano loro, loro mi avevano già comprato quello che io dicevo, la cassa da morto per quando sarei stato abbastanza grande da entrarci dentro, perché ingegnere, dottore, cose, e io non volevo fare quella roba lì, no? E naturalmente avevo delle velleità come c'erano tutti gli adolescenti, sicché a un certo punto capii che volevo fare il fotografo, no? Capii, pensai che volevo fare il fotografo senza avere nessuna idea di che cosa diavolo significasse, cioè pensavo che fosse, che come le mie compagne carine mi dicevano bella sta foto me fa pure a me, nella vita se tu facevi le fotografie tu le facevi vedere e ti dicevano bella sta fotografia, poi tu tornavi a casa, aprivi un cassetto e c'erano dei soldi. Non era così, per cui quando ho detto a mio padre, lui capì che era una roba seria, che volevo fare il fotografo, lui poveretto fu completamente sconvolto, perché tutti i progetti di promozione sociale della famiglia, di me, come che avrebbe potuto realizzare quello che lui non aveva potuto realizzare, gli si sfacevano in mano. E tra l'altro me lo ricordo come fosse adesso, poi lo racconto lì e lo racconto altre volte, e lui dice fotografo, ma che mestiere è? E ripeteva, ma che mestiere è fotografo? Ma che mestiere è? Non si rassegnava, poverino. E a un certo punto, prima di lasciarmi in asso, disse una frase indimenticabile e che poi mi ha accompagnato tutta la vita, disse fotografo, uno che ammazza i vivi e resuscita i morti. Io non capii che cosa diavolo volesse dire, insomma. Ci sono voluti molti anni, letture sofisticate, Roland Barthes, Oliver Wendell Holmes, per scoprire la relazione indistruttibile tra la fotografia e la morte. Ma per mio padre era una storia autobiografica, perché al paese, quando lui era piccolo, c'era un solo fotografo. Si chiamava Cogliitore, che era un bel nome da fotografo. Allora, che cosa succedeva? Che un paese contadino arcaico, come con tutti i paesi contadini del sud, eccetera, non è che era una cosa corrente andarsi a fare la fotografia. I vecchi non ci andavano a farsi fare la fotografia. Quindi c'erano molte persone anziane, e i figli con aria insinuante dicevano papà, ma chi ti fa fare una bella fotografia così ci resti il ricordo? E quelli non capivano al volo che cosa volesse dire il figlio, fatti fare una bella fotografia, eccetera. Questi poi la fanno stampare in vetroceramica direttamente, insomma, no? per schiaffarla sulla tomba, quindi non ci andavano a fare questa fotografia per scaramanzia e per tradizione islamica nei confronti dell'immagine, queste cose così, eccetera. Quindi succedeva che morivano e non c'era la fotografia, allora chiamavano Cogliitore e Cogliitore li fotografava da morti, e siccome era bravissimo nel ritocco, gli faceva gli occhi sulla lastra con la matita. Io ancora, i primi fotografi del paese che io frequentavo facevano questi ritocchi straordinari, perché insomma, mia nonna quando parlava di un fotografo diceva quello è un cane, no? Mi fa venire con le rughe, non mi fa venire io le rughe e si vedono nella fotografia, lui mi fa venire con le rughe, quindi è un cane. Il fotografo buono è quello che ti toglie le rughe. Nel caso di Cogliitore addirittura ti resuscitava perché ti faceva gli occhi. Quindi quando poi presentava la fotografia, orgogliosamente commentava, non pare vivo. però siccome faceva anche molte, cominciava la grande migrazione e cose di questo genere, quindi faceva molte foto anche per i passaporti e cose di questo genere, gli venivano un po' cadaverici. Perché era specialista nel morto, insomma, no? Quindi non gli venivano. Quindi mio padre, gli fotografo, uno che resuscita i morti e ammazza i vivi. E questa cosa, che io non ho mai più trovato una definizione della fotografia più profonda, più filosoficamente profonda. Però mio padre mi disse anche un'altra cosa. Una volta che vide che io fotografavo le donne alla fontana con i loro secchi di zinco che per portare l'acqua a casa, mi ricordo che nella nostra strada c'eravamo solo due famiglie che avevano l'acqua in casa, le altre non ce l'avevano, no?
non c'erano neanche i gabinetti, c'erano queste famose fosse nelle strade stesse che quando venivano ripulite lo sapevamo sino a chilometri di distanza, insomma. E allora io fotografavo, era un luogo speciale la fontana, perché era un luogo di tensione, no? Queste donne con questi secchi pesantissimi, spesso si scatenavano liti alla fontana. E allora mio padre mi ha detto, ma perché fotografi le donne alla fontana? E ho detto, ah, perché sono lì, ce l'abbiamo nella strada. È interessante, no? Fotografavo anche quello che veniva con la capra e ci spremeva il latte, mungiva il latte davanti alle porte. All'angolo della mia strada veniva il vaccaro e mungiva il latte a tutte le donne che gli portavano la camella, eccetera, eccetera. E lui mi disse, i panni sporchi si lavano in famiglia. Questo per me fu una rivelazione, perché mi fece capire che quindi i panni sporchi devono essere fotografati. Cioè è importante raccontare quello che ti succede intorno, no? Quindi ho capito che se uno faceva una fotografia a un fatto che succedeva, a un contadino che lavorava, ad un bancario, questo poteva essere una cosa da occultare, da non fare sapere, esattamente come non si doveva fare sapere, ma tutti lo sapevano, chi era che aveva ammazzato il bracciante che era tornato alla Germania perché aveva avuto in gabella un campo, eccetera. E quindi questo qui mi dava sete di capire, sete di... E la fotografia diventò uno strumento per farlo. E allora una delle cose che mi appassionavano erano le feste. Perché nelle feste succedeva qualche cosa che succede in tutti i paesi del sud, in Sicilia per me in maniera particolare, ma credo che succedesse in tutti i paesi del sud. La Sicilia ha la peculiarità di produrre uomini isola, silenziosissimi. Che so, per esempio, sul piano della musica ho scoperto quando poi ero al nord, perché mi sono sempre interessato di antropologia, perché mi interessava appunto le persone, no? Ho scoperto che il canto collettivo da noi non c'era. La gente non cantava insieme, cantava da solo. E insieme cantavano quando c'erano le laudate della Settimana Santa, ma se no erano carrettieri che erano come i camionisti di oggi che andavano da un paese all'altro e nella loro solitudine, facendosi accompagnare dal rumore delle ruote, cantavano dei canti disperati e solitari, no? Quindi mi interessava questo mondo qui, perché? Perché quando poi c'erano le feste c'era invece questa esplosione di tutte queste isole che invece diventavano continente, diventavano l'espressione di una collettività che era difficile individuare, perché nel sud questo è stato la nostra tragedia, che non ci siamo mai vissuti come collettività, ci siamo vissuti come accozzaglia di individui che non affrontavano insieme i loro problemi. Allora fotografavo queste feste e ho fatto nel circolo di cultura del mio paese una prima mostra con queste fotografie attaccate con le puntine a disegno, eccetera. Però c'avevo forse un istinto, ma ogni tanto mi dicono ah, ma il talento non è merito tuo, insomma, cioè uno nasce come Marilyn Monroe o come una ciofeca e non è colpa della ciofeca se non è nata come Marilyn Monroe, insomma, però è come avere il naso lungo, gli occhi azzurri, non è merito tuo, dipende cosa poi ne fai. Se tu sei una donna stupenda, di quella tua essere una donna stupenda puoi fare tante cose, puoi sposare uno ricco, mentre la ciofeca è raro, ci sono sempre più donne più belle agli aeroporti che alle fermate degli autobus, come mai? oppure puoi costruirci intorno un talento e diventi attrice, oppure siccome sei bella fai la puttana, cioè non basta essere belli per avere quel talento lì o quel dono lì per farne qualche cosa, dipende poi che cosa ne fai, no? Allora è capitato, perché poi la vita di una persona è fatta di casualità e di necessità. Chi pensa che tutto quello che gli è successo nella vita, soprattutto se è positivo, sia tutto merito suo, è uno che non ha riflettuto abbastanza sulla vita, insomma, perché non mette in conto tutte quelle necessarie e imprevedibili coincidenze che fanno sì che tu prendi una strada piuttosto che un'altra. Cioè,
c'è un proverbio che credo che sia dappertutto, ma io me lo ricordo che mia madre lo diceva sempre: ci vuole fortuna pure a friggere un uovo, no? È perché è così, insomma, perché se l'olio è troppo caldo, se ti distrai, se ti fotte l'uovo. Quindi ci vuole un po' di fortuna anche in quello, abilità e fortuna, e capacità di incontrare le cose. Lì il caso ha voluto che Leonardo Sciascia passasse da Bagheria, perché era un posto famoso per i ristoranti, e allora un amico mio che era allora giovane assistente all'università, lui veniva spesso a Palermo perché stava lavorando a morte dell'inquisitore, quindi faceva dei viaggi all'archivio storico. Allora l'ho portato a mangiare a Bagheria. Per esempio, se a Bagheria si fosse mangiato da carne, il mio amico non l'avrebbe portato Sciascia a mangiare a Bagheria. Quindi, per esempio, la cucina, io ho un grande rispetto per la cucina, perché può farti andare in una certa direzione nella vita piuttosto che in un'altra, no? Allora, all'uscita da sto ristorante, io dicevo, vorrei far vedere, forse c'è un ragazzo qui che fa delle foto che non mi sembrano male. E questo lasciò un biglietto gentile. Io non sapevo, l'avevo sentito nominare, ma credo che avessi letto solo Il giorno della civetta, e non sono neanche sicuro, perché comunque c'avevo 17 anni. 18 anni cominciavo a organizzare questo materiale, mi ero iscritto alla facoltà di lettere e dicevo quasi quasi queste foto possono servire per fare una tesi di antropologia. Però sono andato a fotografare un'ennesima festa, mi ricordo che ero con mio nonno, 46 gradi all'ombra a Ragalmuto, sono andato e dicevo cerco Leonardo Sciascia, no, alla luce, cioè in una contrada di campagna dove andava ogni anno lui a passare quel mese, dove scriveva i suoi libri. Non c'era acqua, non c'era luce, l'ho trovato un miracolo, ma fu un... Io per quelli che sono questi incontri speciali della mia vita li chiamo colpi di fulmine. È una un'espressione che normalmente viene usata per l'amore, si incontrarono e poi ebbero un colpo di fulmine. Ecco, questa cosa qui a me sull'amore non mi è mai successa, ma con l'amicizia sì. Ora, siccome io considero che l'amicizia è una cosa più importante dell'amore, perché c'è sempre un interesse nell'amore, quella che ti piace, insomma, tu piace a lui, insomma, lo fai perché insomma, può andare bene, se va bene, eccetera. Ma l'amicizia è uno scontro, un incontro paritario, se funziona, non c'è una funzionalità, un opportunismo di questo. Ora, questo signore mi accorse come fosse un figlio. Ora, che cosa succede? Come nasce un percorso? Per esempio, quello è stato un punto determinante, perché io ero un ragazzino ignorante, forse con un po' di talento, sicuramente fervente e frenetico. Se sono fervente e frenetico ancora adesso, che io mi sento praticamente defunto, figuratevi come potevo essere a 19 anni. Leonardo amava i mangiatori di vita, perché era lui, la vita se la mangiava con la testa, sui libri, con i libri che scriveva, eccetera. Questi qui che invece fiammeggiano, gli piacevano. Forse ci ha visto anche il figlio maschio che non aveva, eccetera. Ma insomma, per me è stato determinante, perché mi ha rivelato che quel lavoro che io stavo facendo non era un lavoro per fare la tesi all'università, ma che implicava un istinto, un talento del racconto. A te se ti interessa raccontare il mondo, non ti interessa fare il professore all'università. Questa cosa mi ha salvato la vita, perché io volevo scappare, invece di diventare ingegnere sarei diventato professore di antropologia, pensa che noia, mentre invece a fare le fotografie mi divertivo come un pazzo, insomma. E però quello lì mi ha anche aiutato, perché i nostri paesi, dici, ma chi si occupava di cultura? Sì, non si occupavano molti di cultura, ma poi è vero, si è arrivato a un certo punto, perché da lì era venuto fuori Guttuso, insomma, che è diventato, da quel contesto, che aveva l'età di mio padre, e comunque si era messo in contatto con tutto quello che succedeva nella pittura italiana ed europea. Cioè c'erano i canali. E i canali nel sud ci sono stati anche per tradizione. In Sicilia dei libri importanti che venivano pubblicati a Parigi nel 700 se ne vendevano 300 copie, cioè le compravano naturalmente probabilmente soprattutto i nobili, eccetera eccetera, ma comunque circolava quella roba lì.
era qualcosa che esisteva nel background, come contesto. Io facevo avanti e indietro per la strada principale con Ignazio Buttita, che vendeva caciocavalli e salumi, però era il poeta. Ed era per giunta poeta comunista, quindi portava anche un discorso ideologico che ti allargava anche quello, i sentimenti, il senso della forma, della grazia. Per cui, per esempio, attraverso Ignazio, io quando andavo, che venivano i cantastorie, li ascoltavo in un altro modo, perché attraverso di lui capivo che quel cantastorie era meglio dell'altro, perché la sua musica, i suoi versi erano meglio dell'altro. Cioè tu cominci a interiorizzare un certo sentimento della qualità che poi a poco si trasforma. Tu, come dire, ari il terreno perché possa poi ricevere le informazioni e i fatti culturali che vanno arrivando. D'altra parte, noi diciamo, qui un paese, in questo paese, diceva Ignazio Buttita parlando del paese di Turidro Carnevale, esiliato e scuro, la storia aveva trovato un muro, no? La storia come muro della società, eccetera. Però non è mai completamente così, perché io poi a 16 anni cercavo di portarci le ragazze nel giardino di Villa Palagonia, ma il giardino di Villa Palagonia non era soltanto il prodotto di un delirante pazzo, era anche il prodotto di un genio del barocco orrido, e la forma della scala, le cose di questo genere. È una cosa che tu interiorizzi, cioè se poi devi fare un'immagine, la voluta di quella scala barocca, oppure qui la forma di questo paese, come si riflette la luce sui muri, o così questo, cioè, ti entra e diventa lo strumento estetico col quale tu poi guardi il mondo, lo interpreti. Ora, queste persone qui, io ho avuto la fortuna di incontrarne un numero cospicuo e che mi hanno dato più fiducia di quanto io ne meritassi per il giovane, perché adesso sono un vecchio ignorante, ma allora ero un giovinotto di ignoranza enciclopedica, cioè si potevano riempire biblioteche con tutto quello che io non sapevo, insomma. E quindi nasce una cosa così. Ma perché ho fatto questo lungo discorso, a parte che io faccio solo lunghi discorsi? Perché succede che uno poi a un certo punto arriva. Va bene, poi nacque, visse, scrisse, amò, ha fatto scrivere Stendhal sulla sua tomba, è sufficiente per definire una vita. Quest'anima adorava Cimarosa, Shakespeare, Mozart. Definisce un territorio culturale in questa semplice fase, poi visse, scrisse, amò. Gli uomini hanno dei sentimenti, producono delle cose, ma non è che per forza uno deve scrivere, può anche fare panettiere. Oggi ne ho incontrato uno che è una specie di intellettuale, un artista a modo suo. Cioè, io conosco delle madri di famiglia che l'hanno fatto così bene il loro mestiere di madre di famiglia, da essere perfettamente apparentati a grandi artisti, insomma, perché è un mestiere difficile. E alcune donne, alcuni uomini lo fanno da artisti. Il loro mestiere di contadino o di padre di famiglia o cose di questo genere. Quindi, per esempio, in questo libro ci sono grandi personaggi, c'è il Papa, Dalai Lama, c'è Milan Kundera, Sciascia, Roland Barthes, una quantità di grandi persone che io ho incontrato, con i quali a volte ho avuto un rapporto intenso, molte volte per incontri professionali. Ma ci sono anche le fotografie del contadino che lavorava nel limonetto di mio padre, c'è anche la foto di mia madre, c'è anche la foto di un marinaio che io considero maestro, filosofo, uno che mi diceva: Don Ferdinando, ma sia che ha studiato, ma io esco a mare la sera e c'è la luna, e la luna nasce, poi cresce, poi diventa luna piena e poi cala di nuovo e scompare. E io mi dico: ma che cosa significa? E mi rispondo: Giovannino, non ci puoi arrivare. E Leopardi, e Pascal, e lo sgomento di fronte all'infinito. Non c'è bisogno di dove dice, e no, Giovannino sentiva le stesse cose di Leopardi. Leopardi poi le sapeva esprimere.
E infatti la frase comune che è: ah, se io sapessi scrivere, la mia vita è un romanzo. Non c'è niente di più vero, tutte le vite sono romanzi. E quelli che sanno scrivere lo fanno per conto di quelli che non sanno scrivere, raccontano il romanzo delle vite sue e quelle degli altri, ed è per questo che quelli che li leggono si riconoscono. Quindi non ci trovo una grande differenza. Ora però succede che uno fa quello, parte dalla Sicilia, poi va a lavorare per l'europeo, ti mandano in giro per il mondo, fai alluvioni, guerre, lo Zecchino d'Oro, così vedi i festival di Sanremo, fai il tuo mestiere di fotografo. E poi passa il tempo, diventa sempre più o meno consapevole. Certo, ero abitato da una fame, continuavo ad essere abitato da questa ossessione. Una volta un mio collega, a un giovane fotografo, mi diceva: ma come lavora Sciarra? E lui diceva: svelto, si lavora sveltissimo. Quando ci mandano per fare un lavoro, lui lo fa il più svelto possibile, perché dopo deve andare a fare le fotografie. E questa è stata sempre la cosa della mia vita. Io ho fatto fotografie per campare e fotografie per vivere, perché se non le facevo non avrei potuto vivere. E quelle cose lì poi avevano come destinazione quasi sempre un libro. Ne ho fatti 43 nella mia vita di libri, non tutti buoni, ma qualcuno decente c'è. Se sono qui probabilmente a causa di quei pochi decenti che ho fatto. Allora a un certo punto uno arriva a 60 anni. Ed è il famoso momento in cui uno si guarda un po' indietro e dice: ma da dove vengo, che cosa ho fatto, che faccio, che si mangia stasera, chi paga la cena, le domande fondamentali della vita, insomma. E allora mi è venuta voglia di fare un libro su questa aurora del mio rapporto con me stesso e con la fotografia. Mi ero portato dietro una cassetta di legno che aveva contenuto vino, dove erano ammucchiati i primi negativi che avevo fatto quando ancora non sapevo che avrei fatto il fotografo. E allora ho tirato fuori, l'ho stampato, ho guardato le cose e ho capito che lì c'era tutto, c'era l'uovo di quello che sarebbe successo dopo. Se tu non fai un libro su questo, che cosa lo fai? E allora ho cominciato a lavorare a questo libro, e questo avveniva 11 anni fa, anzi 12. Non sapevo come farlo, e allora ho cominciato a prendere tutte queste immagini, che erano tante, e a costruire una specie di casa, perché fare un libro è come fare una casa, no? Non è che tu dici: faccio un libro, metto le foto lì. Dipende, perché tu puoi dire ad un architetto: fammi una casa, ma poi dici: guarda che io ho figli, guarda che io voglio una cucina grande, guarda che mi piace ricevere gli amici e cose di questo genere. Se no, l'architetto che casa fa? Per chi la fa? E fare un libro è la stessa cosa, è costruire senso, produrre un oggetto nel quale poi tu sviluppi la tua vita. E allora mi sono reso conto che tutte quelle foto, non sapevo come fare, mettendole insieme, io poi mi venivano in mente ricordi, pensieri, e li schiaffavo lì. Io già scrivevo come giornalista, perché c'era questa cosa che era il razzismo, accompagnava, c'era il razzismo per esempio nei confronti dei fotografi, che c'è ancora, ma insomma allora era vivissimo. Io lavoravo in un giornale e il fotografo era il bracciante del giornale. Per cui se tu avevi un po' di diversa vivacità intellettuale, normalmente si partiva sempre con un giornalista, non ho mai visto un fotografo all'europeo. E spesso i miei colleghi mi dicevano: ma tu sei troppo intelligente, dovresti scrivere. Che era una manifestazione di razzismo puro. Infatti io gli rispondevo: tu invece sei troppo coglione, non potrai mai fare le foto. Io già scrivevo, però succedeva che nel frattempo i miei amici, quelli che, con i quali avevo sviluppato un rapporto, diciamo, da cozza a scoglio più intenso e appassionato, erano quasi tutti scrittori. E non è un caso, probabilmente quelli mi affascinavano, perché mi rendevo conto, ancora adesso mi rendo conto, anche se non lo so fare, che ne dica lui, cioè lo faccio decentemente, però insomma, non come Shakespeare, che io, il mio punto di riferimento quello è Tolstoi. Se tu lo fai meno bene Tolstoi, che scrivi a fare? Ma io scrivo lo stesso. Ma comunque sia, oppure come Kundera, oppure come Sciascia,
oppure come Kundera è stato un mio carissimo amico, per anni ci siamo visti quasi tutti i giorni a Parigi, Vincenzo Consolo, Leonardo Sciascia, Bufalino, eccetera, eccetera, sono stati i miei grandi amici. Quindi quando io scrivevo per il giornale, ma se mi mettevo a fare una cosa un po' più impegnativa, mi veniva da piangere, perché io lo sapevo che cosa significa scrivere bene. Adesso, purtroppo, sono morti tutti questi, no, Kundera no, ma non lo vedo da anni. Quindi forse ho preso il coraggio a quattro mani e ho detto, tanto quelli non ci sono che mi dicono bestie che scrivi a fare, no? Ma perché, come potevo non metterci questi ricordi, questi sentimenti, queste analisi di questi momenti, diciamo, germinali della mia personalità, della mia visione del mondo, che poi le cose si sono giocate lì, perché io sono andato via da Bagheria che avevo 22 anni, e la tua visione del mondo è già bella e conclusa, però poi uno è in giro, vede che noi diciamo per esempio c'è una fame oggi, ma se tu sei andato, che ne so, in Etiopia quando c'è la carestia, non te la senti dire che hai fame, al massimo è un bel appetito, perché la fame è un'altra cosa. E quindi voglio dire, queste esperienze che tu fai nel mondo ti strutturano una visione del mondo, cioè anche una maniera di giudicare anche chi eri, cosa fai, eccetera, anche tutto l'assurdo spreco del nostro vivere, la mancanza di sensibilità nei confronti di gente che paga a un prezzo altissimo la vita quotidiana. Ma quando io ero piccolo, a Bagheria, ogni tanto si diceva in quella casa manca il pane, e non era una metafora. In quella casa mancava il pane, no? E quindi noi, io lo sapevo che cosa voleva dire fame. Adesso non la viviamo più come esperienza la cosa della fame, ma accanto a me c'era, con gli occhi infossati, e c'erano tante altre cose che io ho visto nel mondo, sul piano della bellezza, sul piano della generosità, sul piano della violenza, sul piano dell'ipocrisia. Tutto questo poi si riverbera retroattivamente su quello che tu hai vissuto da bambino. Che so, per esempio, io penso che la politica, gli affari, eccetera, eccetera, abbiano una componente mafiosa fondamentale. Ora, per uno che ha vissuto a Bagheria per 22 anni, la mafia è un'esperienza istintiva, io la riconosco in qualunque cosa, in un giornale, nella maniera in cui i fotografi si rapportano tra di loro, nella politica, perché così funziona, l'abbiamo imparato, cioè l'abbiamo introiettato dentro il nostro cromosoma. Quindi ho fatto questo libro, mi sono fatto aiutare, perché a un certo punto tu puoi anche tentare di scrivere in maniera più intensa che per il lavoro giornalistico che ho fatto per tanti anni, quando ero a Parigi scrivevo 4 articoli alla settimana. Ma ho voluto tentare una letteratura ibrida, in cui i testi e le fotografie corressero insieme. Ed è, c'è anche un problema di carattere architettonico, di struttura di questa cosa qui, perché la mia cosa era, no, dobbiamo impaginarla in modo che se tu sfogli, la prima cosa che vedi sono le fotografie, ma se lo riusciamo a catturare, che quello si legge quello che c'è scritto accanto, poi non potrà fare a meno di guardare quella fotografia con il quello che ha interiorizzato con la scrittura accanto, né potrà leggere senza tenere conto delle fotografie che accompagnano le cose, ma non come didascalie delle immagini, come cose che corrono parallele, quindi utilizzare le immagini come se fossero frasi, come se fossero un testo, e i testi come se fossero immagini. E ho fatto questo libro, per me fondamentale, perché mi ha fatto passare dai libri, diciamo, album, del fotografo mette insieme le belle foto. Io di solito dico sempre che ho fatto libri con fotografie, mai libri di fotografia, perché le fotografie mi servono a raccontare delle storie, dei sentimenti. Però poi uno diventa più importante, ti fanno fare le mostre, i libri antologici, allora fai anche libri con fotografie, di fotografie, per dire, tanto sono bravo, ma non mi sono mai piaciuti, assomigliano ai cataloghi dei pittori che fanno il catalogo dei più bei quadri che hanno fatto. Ma un fotografo non è un pittore, un fotografo è uno che mette in immagine pezzi di vita, pezzi di mondo. Quando ho fatto quel libro, l'idea, che si chiamava Quelle di Bagheria, mi dicevo, ma che cosa stai lavorando? Ho un libro su Quelle di Bagheria.
e quello è diventato il titolo, che è diventato il mio romanzo di formazione, Manuel Vasquez Montalbano, grandissimo amico mio che purtroppo è morto troppo giovane, un altro di quegli scrittori che mi hanno costruito, diciamo, mentalmente e intellettualmente, e lui l'ha definito un romanzo di formazione. Mi è piaciuta la cosa, insomma, perché mi trattava come uno scrittore, no? Del resto ho sempre considerato che la fotografia abbia più rapporti con la letteratura che con la pittura. Quando facevo quelle di bagheria mi sono trovato a scoprire, a verificare, a costruire la relazione profonda che ha la fotografia con la memoria, perché la fotografia, ecco, tu guardi la foto di tua nonna, anche se non l'hai conosciuto, ti strazia, perché tua madre te ne ha parlato, perché oppure tu l'hai conosciuta, ancora peggio, l'hai conosciuta e poi l'hai vista passire, poi hai seguito la sua morte. Cioè è così piena di memoria la fotografia, perché è legata all'idea della morte. Ogni fotografia che si fa 10 minuti dopo è già memoria, perché quel momento non può tornare più, e la fotografia accoglie questa sfida, che è sempre destinata alla sconfitta, di fermarlo il momento. È il famoso discorso di Faust: fermati sole, fermati. E la fotografia ha dato agli uomini l'illusione che questo fosse possibile, poi non è vero, però è stata una delle invenzioni che ci è andata più vicina. Ma comunque a me l'idea di continuare a fare dei libri, una foto a destra, una foto a sinistra, dopo quelli di bagheria non mi andava più. Però facendo quelli di bagheria mi sono accorto di questa relazione fortissima con la memoria. Un'altra delle cose che ha un rapporto fortissimo con la tua identità sono i sapori. Facendo quel libro mi sono accorto che spesso io mi ricordavo, parlando della mia infanzia, della mia adolescenza a bagheria, e dei sapori, mi tornava in bocca il sapore del cannolo del Bar Aurora, di quel caffè, del pane con le panelle la mattina, le cose. Perché specialmente se tu vai via dal posto dove sei cresciuto, quella roba lì poi diventa lo strazio della memoria, la nostalgia, la cosa. Io ero quello che mangiavo allora. Allora mi è venuto in mente fare un altro libro, che poi ho chiamato Ti mangio con gli occhi, dove c'erano molte fotografie e dove c'erano molti di questi miei ricordi legati al cibo, ai sapori, che riguardavano la mia infanzia e l'adolescenza, ma anche esperienze che io ho fatto in giro per il mondo. Io ho mangiato meravigliose bistecche di coccodrillo, ho mangiato i grilli fritti, eccetera. Soltanto con la zuppa di rospo non ce l'ho fatta, ma per il resto ho raccontato questa cosa. Quindi mi ero messo nella direzione di scrivere anche con le fotografie dei libri che ricostruiscono la mia vicenda umana, la mia memoria. Allora a quel punto era quasi inevitabile, predestinato, che io facessi questo libro che vi presento questa sera. Visti e scritti si chiama, perché io alla mia età, da fotografo che ho avuto un certo successo, ci sta che tu fai un libro di ritratti. Però a me di fare una collezione di facce non mi bastava più, per cui ho deciso che su ciascuno di questi ritratti avrei scritto un testo, ma un testo che non doveva necessariamente essere una didascalia del personaggio, perché per esempio sulla fotografia di mia madre, che lei ha citato, io il commento è: ma che cosa significa fotografare la propria madre? Qual è la fotografia di tua madre? E lì mi vengono in mente le cose di Barthes, che cerca la foto di sua madre morta e la identifica niente di meno che nella foto di sua madre quando aveva 5 anni in un giardino, perché lì trova il senso profondo per lui di quello che sarebbe diventata sua madre 60 anni dopo, prima di morire. Quindi ancora una volta una relazione forte con la morte. E lì mi sono accorto che io sono partito da 1500 ritratti, ma ne avevo molti di più, perché li ho fatti per mestiere, li ho fatti perché quelle persone le incontravo nelle feste, nella vita, alle bocche di metropolitana, dappertutto. Non c'è una differenza, un Giovannino, quello che pensava come Leopardi, e c'è nel mio libro, certo, perché è un amico maestro.
così come nell'ultima foto di questo libro è quello del mio attuale portinaio di Milano, perché è stato un maestro. Questo è uno che ha cominciato a lavorare a 8 anni, ce n'ha 82, ancora lavora, ed è una specie di eroe proletario, un personaggio meraviglioso che la cui vita meriterebbe appunto un romanzo, se ci fosse uno che ha le palle culturali per raccontarlo, insomma, no? E quindi gente, uomini che ho incontrato e che mi hanno costruito. Per cui alla fine mi sono accorto, quando questo libro è finito, ma lo sapevo già per strada, che in realtà stavo usando queste persone, restituendogli quello che mi avevano dato, ma soprattutto riconoscendomi in loro. Cioè, questo libro, c'è una storia che racconta il grande poeta argentino Jorge Luis Borges, di un pittore che tutta la vita voleva fare una specie di grande ritratto del mondo in cui lui viveva, e aveva disegnato tutto, i diversi tipi di uccelli, gli alberi, le piante, i cibi che mangiava, le persone che conosceva, eccetera. E alla fine di questo suo straordinario percorso, guardando tutto questo lavoro, si accorse che quello erano tutti frammenti di un suo autoritratto. Ecco, io mi sono accorto che questo libro è un mio autoritratto, che forse il più autobiografico dei miei libri, perché parlando di queste persone, mostrando le loro immagini, mi sono accorto che io sono le varie sfaccettature, sono gli specchi dei quali mi sono riflesso, e da tutti quanti ho imparato qualche cosa. E questo è questo libro. Ecco, a un certo punto. Posso fare una domanda? Perché parlo sempre io. No. L'editore a un certo punto mi ha detto: ma non la fai una prefazione a questo libro? E ho detto: ma io non voglio fare una prefazione a questo libro. Diceva: vabbè, ma una cosa, tanto per. E allora, guarda, non c'è cosa più sofisticata che raccontare la verità, quello che è successo, insomma, e non devi pensarci troppo sopra. Per cui ho scritto questo. Mi capitava ogni tanto di sognare che entravo in una piazza, e in quella piazza gremita scoprivo che c'erano le persone, tante persone attraverso le quali ho vissuto la vita, i vivi, i morti, i miei cari, gli amici, i tanti maestri, e in tutti mi riconoscevo. Tutti mi suscitavano ricordi, emozioni, pensieri, un sogno felice. Quella piazza è diventata questo libro. Sono tanti, ma molto più numerosi sono quelli che non ci sono. In un certo senso ci sono tutti. Li ringrazio. Ecco, è un libro dedicato a loro, e quindi a me stesso, perché è come se tutti costituissero un enorme prisma specchiante, e sono lì. Questo è questo, quello che ho tentato. Allora, vorrei mostrarvi, per quello che è possibile, questa foto, perché l'ho trovata la foto, diciamo, unica, diversa da tutte le altre, ed enigmatica. È una foto di Abbado, dove in realtà Abbado non si vede. Non so se riuscite a vederla. C'è solo l'ombra. Si vede solo l'ombra di Abbado. Allora, nel libro poi ci sono altri due temi molto ricorrenti, cioè non molto ricorrenti, che sono lo specchio, e quindi l'ombra, lo specchio e i gemelli. Sì. E quindi in tutti questi casi c'è sempre un altro da sé, un doppio. E io credo che la fotografia sia proprio questo, un doppio di noi, un altro da sé. Come la interpreta, la intende? Sì, sì, un altro da sé è un sé, cioè nel senso che, per esempio, sì, poi cioè, la storia dello specchio, sa, non l'ho inventata io, Lewis Carroll addirittura l'ha fatta entrare nello specchio, alla povera Alice, insomma, no?
e so se Dostoevsky non l'ho inventato io, no. Ma comunque sì, perché è un problema dell'immagine, ma in un certo senso il ritratto interroga proprio questo, nel senso che si potrebbe dire all'epoca della fotografia che ogni fotografia di una faccia di una persona sia un ritratto, però noi sappiamo che non è così, cioè ci può essere, diciamo, in tutte le fotografie di faccia la traccia di quella persona, la somiglianza, diciamo, con quella persona. Ma perché una fotografia si possa definire ritratto? Io non so se tutte queste 340 si possono definire tutte quante ritratto, lo spero, l'ho fatto con questa ambizione, sono partito dalle immagini. Ci vuole un incontro, cioè è come se noi fossimo da soli. Immaginate una cosa, è difficile da immaginare, assolutamente terrificante, che fossimo da soli in questa palla girante nell'universo, insomma. Noi non sapremo neanche chi siamo, chi sarebbe, chi sei se sei da solo. L'uomo esiste perché c'è il linguaggio, perché comunica, ha inventato mille strumenti per comunicare con gli altri, quindi è sempre un incontro in un modo o in un altro la tua identità. Tu sai chi sei perché ti verifichi con gli altri, con la loro esperienza, con... tu detesti qualcuno e sai che tu detesti quella cosa lì che quell'altro è, quindi hai imparato qualche cosa su te stesso, questo è l'altro da sé, che però è una maniera per dire sé, ma se fosse solo questo non sarebbe sufficiente, cioè io penso che il ritratto sia il frutto di un incontro. C'è qualcuno, Cartier-Bresson, che teorizzava l'idea che il fotografo dovesse essere un testimone invisibile per non turbare la verità del mondo, insomma. Lui tentava anche con il ritratto, non diceva mai mettiti qui che la luce è meglio, per esempio, o cose di questo genere, io sì. Ma lui però nel caso del ritratto diceva no, il ritratto è signore, vorrei farlo un ritratto, posso venire a trovarla, cioè è una cosa, cioè il ritratto implica che tu ti devi offrire e il fotografo ti deve cogliere, a volte tu nell'offrirti ti mascheri, quasi sempre lo facciamo. Una delle cose che più inquieta, ci ho scritto un altro libro che è uscito dopo questo che si chiama Lo specchio vuoto, in cui parto da questo, da questa cosa che viviamo tutti, Dio come sono, ma questo non sono io, come sono venuto a mano, no? In fotografia, che significa questa cosa? Vanità non risolta? No, tutti possiamo avere questo tipo di problema, perché in realtà la fotografia è un istante di una persona, mentre invece nessuno vive in un istante, tutti viviamo nella continuità del tempo, eccetera, quindi è assolutamente giustificabile, comprensibile, al di là della vanità, che tu non riconosca nell'immobilizzazione di quell'istante della fotografia l'idea che tu hai di te stesso, che hai costruito nel tempo guardandoti allo specchio, specchiandoti anche nell'opinione dell'altro. Quindi un ritratto è sempre un incontro, e se l'incontro riesce, certe volte se il fotografo è all'altezza, a volte uno fotografo delle persone sono molto migliori di te, e allora è difficile questo tipo di, dici, come faccio però a volte tu puoi, il problema viene sormontato da un'intuizione formale, dalla tua capacità di fotografo di riconoscere in un istante di luce, di espressione, eccetera eccetera, qualche cosa dell'altro che probabilmente non sai, ma che da fotografo intuisci. È più facile qualche volta fare la fotografia di una persona che non conosci bene che di una persona che crede di conoscere bene, e quando la conosci bene ti pare di non saperne abbastanza per farle il ritratto, perché lo vedi molto più complesso di quanto non sia possibile. Quindi le sfaccettature sono tante, ma si tratta comunque di un... non so, c'è una fotografa considerata grande ritrattista, di alcuni, dico io, non di tutti, qua dice, a me non interessa che la gente vedendo il mio ritratto di Matisse dica questa è una fotografia di Giselle Freund, bisogna che dica questo è Matisse. Questo secondo me non è possibile, perché Matisse tu puoi conoscerlo o non conoscerlo, puoi conoscere i suoi quadri oppure di uno scrittore puoi conoscere le sue opere, ma magari non l'hai mai visto di persona.
Quindi non può esserci il ritratto di una persona che prescinda da chi l'ha fatto, se è un buon ritratto. Quindi la deve raccontare a lunga, come dice Mario Prats, non solo sul fotografato, ma anche sul fotografo. Perché se in quel momento, mentre fotografa, ha avuto un'indigestione, ha una disposizione non positiva, se quello lì ti è antipatico, deve riuscire a sormontare la tua antipatia o cose di questo genere. Per questo è difficile fotografare gli amici, perché rischi di essere compiacente. Però invece l'obiettività può passare attraverso l'affetto, e l'affetto può anche passare attraverso la mancanza di obiettività. Però comunque sia, produci sempre un arbitrario altro da te e altro da lui anche. Per questo mi interessano moltissimo le situazioni specchianti, anche a livello del falso specchio, quali sono i gemelli. Io lo dico lì, c'è una piccola serie sui gemelli in cui dico che la cosa che mi ha sempre sorpreso da fotografo è che quando fotografo dei gemelli sembrano uguali, ma io sento e so che loro sono diversissimi, che se tu li fotografi una alla volta, ciascuno è un altro mondo, un'altra persona, non esistono due persone identiche. E quindi quello che conta è l'individuo. Ora, lo specchio è un po' la stessa cosa, lo specchio è uno dei grandi misteri filosofici, tant'è che ci abbiamo costruito il mito di Narciso sull'idea di specchio, perché lo specchio è... Poi si è riusciti nel 600 con piombo cosa a fare queste superfici specchianti che riproducono fedelissimamente quello che mi hanno di fronte. Anche noi quando siamo davanti allo specchio. Ma quando non siamo davanti allo specchio, che fa lo specchio? Ogni volta che io ci torno, mi pongo la domanda e ci torno, ci sono sempre io. Quindi quello lì mi aspetta. Oppure quello che era nello specchio quando io sono andato via continua a vivere là dentro. Però questo non lo possiamo verificare mai. Tu se ti metti di sbieco su uno specchio, vede il comò, non vede te. Tant'è che a un certo punto Jorge Luis Borges ha emesso un'ipotesi da poeta. Ha detto, e se la fotografia fosse tutte le immagini che gli specchi hanno riflesso e che sono usciti dagli specchi e sono venuti a fare parte del mondo, insomma. Qualche volta questa cosa qui mi interroga, mi interessa. È una delle cose che più mi sorprende e che mi affascina nelle fotografie che io ho molto utilizzato nei ritratti, e questo tra l'altro già nella prima metà dell'Ottocento la fotografia era stata inventata da poco e c'erano già molti ritratti di persone che si guardavano allo specchio. E la cosa straordinaria è che nella fotografia l'immagine dello specchio è reale, non se ne consuma più. Non scompare, non va via, la puoi continuare a vedere, sono insieme, fa parte del ritratto, anzi crea a volte una suggestione peculiare, perché tu dici, guarda, questa si sta specchiando, cioè si pone il problema della propria identità, eccetera, eccetera. C'entra moltissimo con quello che fa il fotografo, perché il fotografo è uno specchio del fotografato, ma nello stesso tempo il fotografato ti guarda pure e tu sei il suo specchio. E il ritratto dovrebbe essere la sintesi di questo incontro. Lei si è fatto un autoritratto qui in questo libro, sì, dove si specchia in un quadro di Rembrandt, un ritratto di Rembrandt. È straordinario. Ma quel ritratto lì, vabbè, a parte diciamo la vanità, la tentazione era troppo forte, ero a Leningrado, quando ho fatto la foto si chiamava ancora Leningrado, ma negli ultimi tempi il nome delle città cambiano parecchio, insomma, secondo di chi ha vinto in altri terreni. E lì a Leningrado ci sono alcuni straordinari autori della Rembrandt. Tra l'altro, sì, in questo momento c'è una grande mostra a Londra sugli autori della Rembrandt che mi piacerebbe tanto andare a vedere, perché uno ne vede tanti, ma ce ne sono sparsi in giro per il mondo. Ora, per esempio, Rembrandt, tra i tanti pittori che hanno praticato l'autoritratto, è uno che attraverso questa meditazione sulla propria immagine che
cambia. Gli autoritratti di Rembrandt da vecchio sono straordinari, perché sono come dei romanzi dipinti di tutta la vita di un uomo, no? che si contempla arrivato così come c'aveva tutta l'energia della sua gioventù, nella vecchiaia c'è tutta, come diceva Valéry, se io vedessi una mia immagine senza averne mai vista una prima, da tutte le pieghe di sofferenza e di esperienza di quell'immagine mi riconoscerei, perché noi diventiamo nel volto, nel corpo, speriamo di no, io spero di essere stato un po' meno stronzo di come vedo allo specchio adesso, ma comunque è inevitabile che la faccenda vada in quella direzione. Ora lì mi trovavo di fronte a un autoritratto di Rembrandt, c'era un vetro, io ero in luce, la mia immagine si rifletteva in quell'immagine, e quindi c'era l'autoritratto di Rembrandt e la mia immagine volatile, perché era anche l'immagine in uno specchio, un falso specchio, come può essere il vetro di un quadro che riflette la tua immagine. E lì io ho potuto fare il mio ritratto sopra, dentro l'autoritratto di Rembrandt. È un gioco diciamo un po' vertiginoso dell'immagine. Ma il problema dell'autoritratto è un problema completamente diverso a quello del ritratto, perché l'autoritratto implica una meditazione su te stesso. Mi interessa meno, a me interessa di più capire chi sono fotografando un altro che fotografare me stesso. Perché nelle fotografie degli altri, ma anche di un paesaggio o di un fatto che succede, eccetera, tu in un modo o in un altro racconti anche chi sei, che tipo di idea che hai della vita, della bellezza, delle cose, le cose fortunate e sfortunate che ti sono capitate, se sei un buon fotografo, come sei un buono scrittore, insomma. Un buono scrittore scrive sempre la sua autobiografia. Le posso chiedere della foto di moda? La foto di moda, sì. E magari anche di Marpessa, perché certo. Una figura così affascinante. Leggere un paio di cose. Prego. Ma forse questo è il Marpessa, possiamo leggere. Non era quello che voleva leggere. Lo legge lei o lo leggo io? No, perché mi interessa, visto tutti questi discorsi sì, troppo lunghi e aggressivi che sto facendo, che voi vediate un paio di esempi di come la scrittura accompagna le cose o non le accompagna. Qui c'è, per esempio, forse scorre lì, non lo so, perché non io avevo preparato delle letture su foto che potevo fermare. Per dire, qui ci sono due ritratti, ce n'è uno piccolo che da lì lo vedrete, ma probabilmente verrà fuori, e uno più grande. Il ritratto piccolo è un ritratto, diciamo, professionale. Ho fatto questa fotografia di Marpessa anche se non c'entrava tanto con la committenza, perché io stavo facendo il mio primo catalogo di moda per Dolce & Gabbana e non avevo mai fatto fotografie di moda, quindi non sapevo neanche cosa fossero le fotografie di moda. Avevo anzi nei confronti della moda e della fotografia di moda un atteggiamento sprezzante, anche sia ideologicamente sia qualitativamente, perché era comunque una messa in scena. Ma per esempio, a un certo punto io ho fatto tutte quelle fotografie per Dolce & Gabbana ed erano, per me è stata un'esperienza che, abbastanza singolare, ibrida, perché loro mi avevano detto vorremmo fare un catalogo di moda con un fotografo che non sia un fotografo di moda. Abbiamo visto delle sue fotografie, ci hanno detto che sono sue e allora ci sono piaciute e le chiediamo di fare questa cosa. Piccolo inciso. A proposito del fatto che tu sei responsabile di quello che fai nella vita, eccetera, eccetera, abbiamo scoperto anni dopo che le fotografie che loro avevano viste, che gli avevano detto che erano mie e che li hanno portati a chiedermi di fare quel lavoro, non erano mie. Quindi a proposito del caso assoluto che può poi determinare la vita, perché quella cosa lì a me mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita, mi ha telefonato questo, dice mi chiamo Domenico Dolce, faccio con un mio amico, faccio lo studio, non ho mai sentito nominare, del resto non solo da me, cominciava nel 1986. Dice ma perché chiamate me? E dice ma perché abbiamo visto foto da Sicilia, ci sono piaciute, il nostro amico ha detto ma questi sono lasciati. Ma dove l'avete vista? Io avevo dei sospetti. E comunque anni dopo è venuto fuori che non erano mie. Comunque loro sono venuti lì e ho detto ma io non ho mai fatto foto di moda, io ho mostrato i miei libri sulle feste, libro sulla Sicilia che avevo fatto
e loro erano lì, me li ricordo come fosse ora, tutte e due, sembravano scelti da uno che fa il casting per un film e che doveva cercare due che facessero gli stilisti, e ecco, erano perfetti. E a un certo punto Stefano Gabbana ha detto questa frase memorabile, racconto sempre, che ha cambiato la mia vita, e io non me ne resi conto lì per lì, perché ho detto, ma guardi, è proprio quello che vogliamo noi, il nostro look col suo feeling. E io sono scoppiato a ridere rovinosamente, perché non ero abituato, però questi qui erano rimasti così, e ho detto, ho fatto una gaffa. Allora, per rimediare alla gaffa, io ho detto, vabbè, il mio feeling è a disposizione del vostro look, che facciamo? Mi hanno fatto vedere due fotine Polaroid e mi hanno detto, noi abbiamo pensato a queste due ragazze, lei quale preferisce? Io ho detto questa, ed era partita. Siamo partiti per la Sicilia, la macchina per andare in giro gliela prestava suo fratello, non c'era una lira proprio, anche a me me ne hanno data mezza. Ma è arrivata questa meravigliosa esplosione della natura, che era più famosa, insomma, tra tutti quanti, tra lo stilista, il fotografo, eccetera. Non c'era parrucchiere, non c'era truccatore, si truccava da solo. Una situazione meravigliosa di cui non mi rendevo conto del privilegio, perché io poi, grazie a quel catalogo lì, ho fatto per 7 anni soprattutto fotografo di moda, perché quel catalogo lì ha avuto un successo incredibile, è stato recensito da Washington Post, così, non si sa perché. Perché io avevo fatto queste fotografie come se fossero una specie di sogno su quello che avevo vissuto nella vita e su quello che era la mia idea della donna, in definitiva. Quindi andavo negli stessi posti dove avevo fatto le fotografie in Sicilia, ricostruivo delle cose. È stata anche una formidabile operazione di carattere psicanalitico per me, perché quando io ero bambino, 5 anni, 4 anni, questo succedeva molto nel paese del sud, le donne vivevano, soprattutto in Sicilia, forse per l'influenza islamica, in una specie di apartheid incredibile, gli uomini e le donne, per carità, cioè, se uno stava quarto d'ora con una donna si andava a sposare, perché la signora era compromessa, cosa possono fare un uomo e una donna in un quarto d'ora se stanno insieme da soli? Solo quello, quindi era così la faccenda, insomma. E succedeva che le donne non avessero un interlocutore, un occhio maschile, quindi l'occhio maschile era sempre virtuale. E succedeva che i bambini piccoli spesso fossero utilizzati come occhio maschile virtuale. Io c'avevo una cugina che spesso eravamo insieme, questa qui aveva 20 anni, insomma io ne avevo 5, e io me ne sono reso conto dopo. Lei spesso quando era con me si pettinava, si aggiustava il reggiseno, faceva delle cose così che a me mi turbavano, bambino com'ero, insomma, no? Quindi questi turbamenti erotici della prima infanzia mi erano rimasti nella testa, per cui, che so, per me una donna con la molletta in bocca che si sta occupando di sé in Gepier, ma per me è il massimo dell'erotismo, almeno mi ricordo quando ancora avevo questo tipo di reazione. Ma insomma, comunque, io molte di quelle cose lì le ho fatte fare a Marpesa. E dicevo, mettiti qui, occupati di te, mettiti una molletta qui. Cioè, facevo il regista, eccetera. Fantastico, io ho trasformato quei turbamenti senza bisogno di pagare una lira. Perché ho sostituito mia cugina con Marpesa. E mia cugina pesava 80 kg e aveva i baffi. Quindi io ci ho guadagnato moltissimo senza spendere niente, insomma. No? Anche quello l'ho utilizzato come strumento di auto... di autoformazione, ma era quello, era in un certo senso, mi sentivo molto colpevole, perché se io fai questo, fai quello, scendi di nuovo dalla scala. Quando mai io, facendo il reporter, potevo dire a uno, senta, non mi è venuto bene, risalga e scenda di nuovo, però il piede lo lanci per così, cioè era meraviglioso, e mi sentivo colpevolissimo, perché stavo trasgredendo il dogma numero uno di Cartier-Bresson, il fotografo deve essere invisibile, eccetera eccetera, non bisogna mai far fare alla gente le cose. Io invece dicevo, mettiti qui, mettiti lì, non prendi un po' più la luce, però
lo facevo sulla base di quello che succedeva. Uscivano i bambini da scuola e io dicevo buttati lì in mezzo e io la fotografavo da reporter. Ma se io la facevo camminare in una strada con un vecchietto dietro, il vecchietto svaporava, insomma, quindi succedeva qualcosa. Creavo una struttura di carattere teatrale che poi mi interessava. Questa cosa colpì, perché evidentemente era un tipo di approccio alla fotografia di moda infrequente. E quindi è un successo pazzesco. E poi mi sono lì ho capito alcune cose del mio essere fotografo che prima erano impedite dal pregiudizio. Mi sono accorto, per esempio, che se non importa che tu dica a una ragazza scendi di nuovo, non è che cambia la maniera di fare foto. Che tu distinguevo prima in foto fatte e foto trovate. E dicevo, le foto che mi interessano sono quelle che tu trovi. E sono quelle in cui le quali tu camminando per strada, Dio fa capolino da dietro l'angolo e tu lo vedi in quell'attimo lì. Non puoi dire Dio, però se fai la moto e porti dietro la Madonna, quello ogni tanto arriva. Perché sono parenti, quindi c'era una specie di regia che salvaguardava una parte di improvvisazione, insomma. Il primo parrucchiere con cui ho lavorato ha detto a un suo amico, poi mi ha riferito, dice, ho lavorato con uno pazzo, uno fa fotografie di moda, tra l'altro a Bari la prima volta, e dice, non aveva né assistente né niente. Siamo usciti dall'albergo e ho detto portatemi un paio di vestiti che possono servirci. Se dove andiamo? Gli abbiamo chiesto e lui ha detto andiamo di qua. Poi a mezza strada ha detto ma no, andiamo di là. Non sapeva neanche dove andare. Ed era vero, io lo facevo come lo facevo da reporter. Lui, bambino, vai di qua, poi dice ma no, andiamo a vedere quella strada lì. E lì magari poi succede qualcosa. Non lo sai quello che succede, io non sapevo, invece il fotografo di moda di solito sa quello che deve fare e va in un posto dove lo fa. Non tutti, ma sicuramente non era il caso mio, insomma. No? Quindi la fotografia di moda è stata per me un'esperienza di carattere culturale, tecnico, molto specifica, perché ho capito che io, per esempio, potevo produrre un minimo di messa in scena per produrre delle cose, insomma, no? Approfittando di quello che succedeva. Ma quello che succedeva poteva anche essere una certa luce. Poteva anche essere il fatto che c'era, che so, una tenda fatta con una rete di pescatore. Ecco, una tenda fatta con una rete di pescatore. Io ci sono cresciuto con quelle cose lì a Porticelle. Le donne allargano questa tenda, se c'è il sole, gli fa un disegno questa tenda sulla faccia. Per me non è un fatto estetico solamente, è anche un fatto storico, un fatto di esperienza personale del mondo che io ho vissuto, di come il sole interferisce con gli interni delle case, con le donne, con le cose, col tuo erotismo, eccetera, eccetera. Quindi quando poi mi dicevano l'erotismo del tuo sguardo sulle donne, io questa cosa non la capisco, perché un fotografo se ha uno sguardo erotico ce l'ha anche sul paesaggio. Non è una questione di lo sguardo erotico, è una maniera di guardare il mondo e cose di questo genere. Però comunque la distinzione la facevo. Per dire, sto ritratto di Marpesa, ma era previsto, tu fai un catalogo di moda, deve aver vestito di più delle volte. Ma a me lì, in quel momento era meraviglioso con quella luce e io ho fatto un ritratto. Forse anche perché perdevano tempo, perché avevano questi vestiti stretching, erano di crepe molto aderenti. E lì è successo un piccolo aneddoto, perché eravamo lì, la luce stava andando via, lei era meravigliosa, sto vestito quando l'ha messo la stringeva un pochino, c'aveva questi seni prorompenti, eccetera, e schiacciava in un punto dove non avrebbero dovuto schiacciare. No? Ora loro erano lì tutte e due che si davano da fare per cercare di fare in modo che sto capezzo uscisse. Ma insomma, loro avranno grandi talenti da stilisti, però sulle femmine non credo che se la cavino moltissimo. Per cui a un certo punto, siccome questi mi avevano detto io dovevo fare la foto, mi sono molto avvicinato anche al punto critico e ho fatto un po' di fiato e sono venuti fuori magnificamente, insomma. Quindi bisogna anche avere la tecnica per fare la fotografia di moda. Ma questa cosa qui, io poi a un certo punto era venuto fuori un tale fantastico malinteso, perché mi dicevano però hai avuto fortuna a trovare sta bella siciliana.
quella lì è olandese, e sua madre è bionda e suo padre è del Suriname, un nero addirittura, insomma. Quindi la bella siciliana era nella mia testa, era nei miei occhi, forse anche nei vestiti che facevano Dolce e Gabbana. È questo che è interessante. La fotografia di moda è un lavoro collettivo, non è mai soltanto il lavoro del fotografo, ci sono tante cose che concorrono, insomma, no? Però poi io ho capito per strada, dopo il secondo catalogo, facendo altre cose, che lì potevo raccontare la mia relazione al mito della donna, come può averci. Giovanni Verga chiamava i siciliani i gravi da balconi, perché siccome quelli non le potevano mai avvicinare, da lontano, vedendo nel balcone, le mettevano incinte con gli occhi. E quindi era perfetto per un fotografo. Io facevo queste fotografie e ingravidavo queste meravigliose modelle attraverso le mie fotografie. Quella era l'esercizio dell'erotismo. Ho capito che ci volevo fare un libro. E alla prima occasione ho detto: voglio fare fotografie non in Sicilia, ma voglio fare fotografie dove hai vissuto e sei nata tu, in Olanda, ad Amsterdam. E questa fotografia, per esempio, è stata fatta nel caffè dove lavorava sua madre. E lei era molto imbarazzata, perché lì c'era sua madre, lei faceva la modella, io la mettevo in posa. Quindi a un certo punto aveva un tono un po' compresso. E le ho fatto questo ritratto, che è un ritratto che le ho fatto come Marpessa, non come modella. E quindi, come vedete, le cose si incrociano, vanno e vengono, eccetera. E ci sono molte mie... Io penso di aver fatto, che la mia foto di moda è una foto con delle donne che di mestiere fanno le modelle, mica tutte, perché ho anche fatto delle foto di moda con gente raccattata per strada, insomma, no? E però sono donne, cioè la moda, io non ho mai capito cosa diavolo è la moda, io l'ho fatta per tanto tempo e ancora se mi dici cos'è la moda non lo capisco. Viene una, esce, ti mettono un vestito su una modella, che te ne pare? E io dico, mi piace, e questo mi suscita l'idea di come fotografarla, di in contesto metterla. Per me la moda è un vestito su una ragazza che vive nel mondo. Per esempio, mi interessa poco fotografare la moda in studio sul fondo bianco. Io dico sempre, ma chi cavolo vive sul fondo bianco? A casa tua se stai dipingendo la casa, se no di solito vivi in un contesto, in uno spazio, in qualche cosa che succede. Se tu fotografi una ragazza, come mi è capitato a me al Cairo, vestita con un certo vestito davanti ad una macchina ricoperta di una fodera fatta con tutti i pezzi, eccetera, anche la macchina è vestita, anche quella è moda. Le signore che passano per strada con il loro vestito, anche loro, è un'altra moda, ma non è che la moda è solamente ragazza di 1,80 m con un vestito di grande stilista, eccetera, eccetera. Tutto è moda, solo che tu contestualizzandola racconti queste cose. Prima dicevano, vabbè, ma non solo venire di fronte di moda, perché pensavano che siccome io ci mettevo in mezzo altre cose, si vedessero meno i vestiti. Perché l'idea della fotografia di moda è che devi togliere il mondo per valorizzare il vestito. Invece la mia idea è l'opposto, devi inserire quella ragazza con quel vestito nel mondo. E loro pensavano che questo facesse vedere meno i vestiti, invece è venuto fuori che si vedevano di più. Perché a volte c'era il contrasto, a volte c'era l'assonanza misteriosa tra quello che c'era nel contesto e quello che c'era lì. Quindi a volte, spesso, siccome io le trattavo come ragazze, spesso mi davano dei mal di testa notevoli, quindi altro che modelle astratte, gli facevo dei ritratti, perché tu fai delle fotografie, dei ritratti a delle donne. Alle modelle forse no, in quanto modelle, ma alle donne sì. Ecco, quindi questa cosa è, no, ma comunque questo qui non è molto interessante. Volevo leggervi invece, perché è una cosa nella quale ci sono messe dentro tante cose contemporaneamente, della mia vita come del mio fare i ritratti. Come cavolo è? Ecco. Dunque, questo qui. Sicuramente l'avrete visto passare, c'è Leonardo Sciascia che la foto è questa, piccola che sia, è questa. Questa foto è una fotografia del 1964, io ho conosciuto da poco tempo Leonardo Sciascia. E il testo che ho scritto è questo, non ci conoscevamo da molto tempo.
quando ho fatto questa fotografia, ma il colpo di fulmine della nostra amicizia era già scoccato. Ero andato a trovarlo a Racalmuto. Mi chiese di fotografare alla parrocchia di Sant'Anna l'atto di nascita di Fra Diego Lamatina, l'eretico racalmutese di tenace concetto che aveva ucciso il suo inquisitore con le catene che lo imprigionavano e sulla cui storia Leonardo stava completando Morte dell'inquisitore. Fotografai le pagine del registro conservato in sagrestia e mentre lui si congedava dal parroco lo precedetti in chiesa. Davanti all'urna con il Cristo morto vidi le due bambine. Mi avvicinai fulmineo, c'era una fotografia da fare, ma con la coda dell'occhio vidi Leonardo che si avvicinava. Seppi che a un certo punto si sarebbe inserito in quella scena. Lo aspettai. Nel momento esatto in cui il suo corpo componeva una struttura a piramide con le due bambine e armonicamente entrava in relazione con tutti gli elementi formali della scena, si girò a guardarmi. Scattai. Ho fatto di Leonardo Sciascia, del mio amico Leonardo, del mio angelo paterno, del mio maestro, centinaia e centinaia di fotografie nel corso dei 27 anni della nostra amicizia. Ma questa immagine, misteriosamente, per mia fortuna, per mio orgoglio, ha continuato a essere vista come la più emblematica tra i suoi ritratti. Quello che nell'imprevedibile accamparsi in un istante di quegli elementi formali e narrativi più sinteticamente rappresenta l'uomo e lo scrittore. Giugno 2013. Sono passati quasi 50 anni da quando ho scattato questa fotografia, forse quella fra tutte alla quale sono più legato. Ricevo una mail. Mi chiamo Antonia Lamantia, sono di Racalmuto, anche se adesso vivo ad Asti. Mi hanno mostrato questa fotografia di Leonardo Sciascia, che era nostro vicino di casa. Io sono una delle due bambine che si vede nella foto. L'altra è la mia sorellina, Teresa Randazzo. È stata una grande emozione. Mi sono informata, ho saputo che la fotografia è sua, sono riuscita a procurarmi la sua mail. Sarebbe davvero un regalo per me se potessi farmi avere una stampa di questa fotografia. La mia emozione non è stata, credo, meno forte di quella provata da Antonio Lamantia. Quante volte mi hanno chiesto se quelle due bambine erano figlie di Leonardo. Quante volte lo hanno chiesto alle sue stesse figlie. Ho chiesto ad Antonio Lamantia l'indirizzo della sorella per poter inviare una stampa anche a lei. Ho così appreso che la più piccolina, Teresa, nata da un secondo matrimonio, rimasta vedova, era morta. Lo ha preso con un dolore di lutto. Quelle due bambine, infatti, le ho sempre sentite parte della mia famiglia, così intimamente legate a Leonardo Sciascia. Ecco, qui per esempio c'è... è una delle poche fotografie in cui faccio un racconto, diciamo così, di carattere storico formale su come nasce, perché l'aspettare il momento eccetera eccetera, la casualità della cosa che diventa una necessità. Non è che io c'era sto fercolo lì col Cristo morto con sopra un fregio barocco, no? E sotto c'erano le due bambine.
io sento che quello passerà lì, è il momento in cui arriva lì, costruisce formalmente una struttura formalmente incatenata, perché c'è sto triangolo che poi si allarga, che riprende il triangolo in alto, eccetera. Tu lo senti da fotografo, se sei fotografo, se hai questa specie di istinto della forma che si crea nel momento in cui la vita la produce, più delle volte non si crea, tu credi di vederla e poi quando guardi il negativo non c'è, ma in questo caso c'è stata. Tu non fai un calcolo, non è che dici, ah guarda, questo è Leonardo Sciascia, che tra l'altro conoscevo da poco. Qui ci sono queste due bambine chiaramente povere per come sono vestite, quindi c'è un rapporto visivo tra il suo interesse sociale, i suoi libri sui Salinari, sul paese di Racalbuto, eccetera, eccetera. Il fatto che per lui ha avuto sempre un ruolo molto importante nella sua letteratura, la presenza della Chiesa nella cultura siciliana, eccetera, eccetera. La dimensione barocca dell'immagine. Tu non fai tutti questi ragionamenti, non è che lo metti in posa lì e dici, si metta davanti a qui che ci metto due bambine povere e poi questo Cristo, non è così, tu lo senti istintivamente, non è neanche l'istinto, che a tempo stesso parlava di folgorazione. Quando succede questo è il momento assoluto di felicità di un fotografo, se poi la cosa funziona, perché tu ti metti in concorrenza con il caso e nel tuo sguardo si trasforma in una necessità di carattere formale, e quando poi questo entra vabbè, nella forma, questo poi lui è stato mio amico a proposito di che più forse becchi uno meglio quando lo conosci meno di quanto poi lo becchi quando lo conosci molto bene, eccetera, no? Io per una ragione misteriosa che avrebbe bisogno di uno psicanalista, ma io come vedete agli psicanalisti sostituisco la fotografia, che me ne frega se uno mi spiega perché io mi ostino a fare un certo tipo di fotografie, magari quando l'ho capito non le faccio più, preferisco fare fotografie e non sapere perché, insomma, in un certo senso. Forse per elaborare il lutto, io dopo molti anni che Leonardo Sciascia era morto, ho deciso di fare una cosa nevrotica, perché non ha nessun senso. Sono andato a recuperare nel mio archivio tutte le foto che io gli ho fatto in 27 anni, senza sceglierle, tutte, indiscriminatamente. È venuto fuori che gli hanno fatto più di 1200. Allora, questa cosa qui già è nevrotica nella tua vita. Non gli ho mai fatto una fotografia per ragioni professionali, erano come fotografie di un album di famiglia. E facendo questo lavoro di recupero ho scoperto che lui a un certo punto lo sapeva e partecipava a questa cosa e ha costruito insieme a me questo inconsapevole album della nostra amicizia come una costruzione di immagini della nostra amicizia. Tant'è che l'unica volta nella sua vita che lui mi ha chiesto di fargli una fotografia è stato tra gli ultimi giorni della sua vita, era ancora a Milano. La casa lì aveva una maglietta da casa, insomma, e i capelli rasati, il suo cancro se lo stava uccidendo, e lui lo sa. Allora mi ha detto, fammi una fotografia. Non me l'aveva mai chiesto. Io quella fotografia non l'ho mai tirata fuori, insomma, no? Ed era un autoritratto da condannato a morte. Quindi era, cioè, lì per esempio una cosa... nella quale mi sono reso conto che lui stava giocando insieme a me un gioco di cui avevo una consapevolezza molto, molto primitiva. Quindi un ritratto è una cosa complicata, è una cosa che può avvenire perché tu incontri uno perché ti ci manda il giornale in un quarto d'ora, oppure può essere una maniera nella quale tu riveli a te stesso il senso di un rapporto, di un'amicizia. Da queste fotografie di Leonardo Sciascia, per la prima volta le ho esposte in una mostra ad un festival del cinema in Francia, e io nel vederle insieme ho detto, ma bisogna fare un piccolo catalogo, perché le mostre passano, i cataloghi restano. E ho fatto un piccolo librino con queste 25 prime fotografie, scelte però quelle. E allora lì mi sono reso conto che quella era una maniera diversa di considerare il ritratto, che c'è il ritratto che tu poi fai passando a un amico, a una persona che incontri, oppure c'è un ritratto che nasce da un gruppo di immagini che testimoniano dello sviluppo di una relazione tra un fotografo e una persona. E da lì è nata una piccola serie di librini
che si chiama, io chiamo Passaporte dell'amicizia, in cui questo rapporto è sviluppato. Per esempio Cartier-Bresson mi ha addirittura dato gratuitamente 26 foto sue di Giacometti, che lui considerava uno dei suoi migliori amici, che sono uno straordinario monumento artistico su un grandissimo artista, e sono degli incontri. Ci sono delle fotografie di Cartier-Bresson e Giacometti che cioè Giacometti sotto l'acqua che attraversa sotto la pioggia che attraversa la Rue de l'Alessia dove lui viveva, che è una sua scultura precisa, insomma, no? Una comprensione interna, non solo delle motivazioni estetiche di un'altra, il mio Borges pure in questa serie, ci sono dei gruppi di... Un editore americano mi ha detto: mi trovi 50 di queste cose qui e ne sappiamo 50.000. Io avevo già avuto difficoltà a trovarne 7, perché è difficile trovare un rapporto di questo genere. Ma non è che è più o meno importante, insomma, che sia... per esempio... Questa mi interessa perché... È una foto abbastanza anomala qua dentro, nel senso che sulla base appunto del discorso che abbiamo fatto prima, che un ritratto a rigore dovrebbe sempre implicare la consapevolezza del ritrattato, perché è un dialogo appunto, no? Diffido dei ritratti in cui il soggetto non lo sa, non se ne accorge. Perché fanno parte di un'altra categoria di fotografie piuttosto che del ritratto, insomma, no? E quello è una roba, ce la giochiamo, no? Però succede anche che tu fai una fotografia che sostanzialmente è un ritratto che non obbedisce a queste regole. D'altra parte io, Cartier-Bresson diceva, la libertà è una serie di regole rigorosissime che tu ti sei dato da solo, è in questo che consiste la libertà, ma non è che puoi fare delle cose senza regole. Quindi però se tu trovi una cosa che va al di fuori dalla regola che tu hai dato a te stesso, siccome la regola te la sei data tu, saresti un imbecille se a causa del fatto che sei data quella regola non usi quella cosa che ti persuade. Questa è la fotografia, non so se andava in giro, la fotografia di una ragazza, una giovane ragazza parigina che stava aspettando qualcuno all'imbocco della metropolitana. E beh, qui se non la vedi grande è un po' peggio, però insomma il testo è interessante. Facciamo vedere a tutti. È piccola, ma voi la potete sfogliare a pagina 80. E qui c'è un testo. Parigi. Una ragazza aspetta a una fermata di metropolitana, ensimismada, dicono gli spagnoli, parola la cui sonorità mi pare evochi meglio che immedesimata il sentimento di chiusura in se stessi, persi nei propri pensieri. Non fossi stato fotografo, forse avrei cercato di rivolgerle la parola. Le ho invece fatto, senza che se ne accorgesse, questo ritratto. Serve anche a questo la fotografia, a fuggire. Ogni volta che mi imbatto in questa fotografia non posso fare a meno di domandarmi chi stava aspettando. Un uomo, un'amica, sarebbero andate al cinema. Che cosa le avrà riservato la vita? È stata felice. Una volta ho letto una frase di Marcel Jouandeau, diceva che se si fossero persi per chissà quale nuovo apocalittico incendio di una universale biblioteca di Alessandria tutti i romanzi mai scritti, basterebbe comprare un biglietto della metropolitana e guardare in faccia i passeggeri. A partire da quei volti si sarebbe potuto ricominciare a scrivere e leggere tutta la storia della letteratura. Quindi, come vedete, non sono delle didascalie, non sono neanche dei ritratti scritti delle cose, delle persone fotografate, sono appunto la messa in scena dello specchio che mi permette di dialogare
con quella persona. Qui per esempio c'è una cosa che poi gliel'ho mandato naturalmente il libro, lei mi ha scritto, non la vedo più da non so quanto tempo, questa meravigliosa fanciullina che avrà avuto 17 anni. Mio grande dolorosissimo amore, perché mi ha piantato, mi hanno sempre piantato tutte quelle disgraziate. Clorinda si chiamava, un nome ariostesco, veramente. Gli amori adolescenziali sono eterni, a condizione, ben inteso, che durino pochissimo, lasciandosi dietro ineffabili sapori di terribili, indimenticabili sofferenze. Solo così fissano dentro la nostra coscienza il paradigma dell'assoluto, il cerchio concluso, l'inizio e la fine in un lampo. Ecco, va bene, se ci sono domande, con questo libro credo di aver concluso, poi non sa mai cosa può succedere, insomma, quello che io chiamo il trittico della memoria. Negli ultimi 12 anni ho fatto questi tre libri, quelli di Bagheria, Ti mangio con gli occhi e questo, che sono sostanzialmente i cavoli miei. Volevo sapere, visto che prima ha parlato maestro di autoritratto, che cosa ne pensa in fotografia di questa mania dilagante dei selfie? Dunque, questa sera noi stiamo presentando in realtà il mio penultimo libro, perché l'ultimo ha pubblicato la terza ed è un saggio senza fotografia, grazie a me. Sulla fotografia però, che si chiama Lo specchio vuoto. È un saggio sulla fotografia, identità, la memoria e cose di questo genere, nel quale io mi sono sforzato di mettere insieme molte riflessioni su questo argomento. Ahimè, siccome il tema era identità, la memoria eccetera, amici o stesso editore ha detto: vabbè, ma si parla tanto del selfie, l'anno scorso è stata la parola più usata secondo il dizionario Oxford eccetera, potresti chiuderla con una cosa su sé. E l'ho scritta, no, a dire la verità, con grande sghignazzata della mia giovane figlia, che dice: ma tu sei uno specialista a parlare di cose che non conosci assolutamente, perché io per esempio non ho Facebook, non me va, però ho teorizzato sulla cosa, è molto più semplice teorizzare che avere delle idee davvero originali. Ma comunque in realtà è un punto di arrivo della riflessione che precede nel libro, insomma, che è tutto un discorso appunto che nasce dall'esigenza, che cosa significa il rapporto che noi abbiamo tra noi stessi e le fotografie, l'inquietudine che ci provoca, pigliandola da lontano, da Narciso, dal fatto che Narciso perché muore? Muore perché non capisce che quel giovinetto che si vede nell'acqua è lui stesso, pensa che sia un altro e quindi si innamora, lo vuole raggiungere e muore. Perché se non puoi amare nessuno, non puoi capire nessuno, non puoi mettere, come quello che dicevo prima, se fossimo soli non sapremmo chi siamo. Quindi questa cosa è talmente importante che l'umanità ci ha addirittura costruito un mito fondante come quello di Narciso intorno a questa cosa. D'altra parte degli studi di carattere neurobiologico sui bambini, affascinantissimi, ci sono dei filmati, si possono persino trovare su internet, in cui c'è un'equipe francese che ha fatto gli studi sul rapporto tra il bambino piccolo e lo specchio. Tu pigli un bambino, lo metti in una stanza dove c'è un grande specchio e viene filmato dall'altra parte, perché uno specchio da dietro qua si può filmare. Il bambino si comporta come Narciso, cioè vede un bambino lì di fronte e dice: oh, c'è un altro bambino, a carponi, arriva lì e vuole giocarci, tocca lo specchio, ma quel bambino lì, quello che lui tocca, trova questa superficie strana, ma quello continua a essere lì, non ci vuole giocare con lui. Lui vuole giocarci e quello lì dall'altra parte non ci vuole giocare.
E allora fa finta che di niente, si allontana. Questa cosa dura lungo tempo, ci vogliono 18 mesi, un po' meno, perché il bambino capisca una cosa enorme, di fondamentale importanza per la nostra, per lo sviluppo della nostra coscienza, che non esistono soltanto le cose. Esiste anche un'altra misteriosa faccenda che sembrano le cose, ma non sono le cose, sono immagini. Lui va lì, tocca, il bambino non c'è. C'è un altro bambino, ma non è un vero bambino, è una cosa misteriosa che lui comunque incamera nella propria coscienza. Dopodiché questa cosa viene acquisita, quelli che sviluppano questo esperimento lo vedono che quel bambino ha capito che dall'altra parte c'è un'immagine, non c'è un bambino con cui si può giocare. Allora comincia un esperimento più complesso, gli imbrattano il naso di una vernice rossa, o comunque molto forte, il bambino sempre con questa presenza assenza che è l'immagine, a un certo punto vede che l'altro bambino c'ha il naso tutto macchiato. Allora dice, questa è una buona occasione, magari vado lì e questo è in tavolo una relazione a partire da questa cosa. Ma lo specchio cerca di cancellargli la macchia dallo specchio, ma non se ne va la macchia dallo specchio. Quindi torna frustrato, non ha ancora risolto il mistero. Sicché a un certo punto, non prima dei 18 mesi, lui non capisce, deve essere una cosa straordinaria, una folgorazione enorme. Va davanti a quello specchio e fa una cosa incredibile. Invece di cercare di cancellargli la macchia, fa così. E se la cancella lui. E a quel punto scompare anche da quel bambino allo specchio, quindi non solo capisce che non esistono solo le cose ma anche le immagini, ma capisce anche che esistono delle immagini che rappresentano te. E questa è, direi, la data di nascita della coscienza. Quindi il discorso dello specchio, delle immagini, non bastano quei 18 mesi. Se tu, quando il bambino è arrivato a questa conclusione, gli metti davanti la fotografia di lui, lui non si riconosce, perché lo specchio è interattivo, lui si muove e quello si muove. Invece la fotografia è un'altra cosa misteriosissima, assomiglia a quella cosa che è l'immagine, ma è rigida, è morta, è ferma. Non sono io. Ci vuole tempo, perché probabilmente da quel momento, infatti, tutti noi non ci ricordiamo delle cose di quando siamo molto piccoli, probabilmente prima di questa presa di coscienza. Perché la nascita della coscienza implica che tu capisci che dentro di te c'è la possibilità di accumulare esperienze che vanno costruendo la tua identità. Infatti i ricordi cominciano da quel momento. L'ho fatto tutto un discorso su questa storia qui, sullo specchio, sull'immagine, sul perché, eccetera, eccetera, per dire che non è una cosa banale, che una delle cose grandiose della storia della fotografia è proprio questa cosa qui, di avere prodotto delle immagini che rappresentano non solo noi stessi, ma il nucleo familiare, quello dei nostri amici. In antichità dicevano che c'erano i lari, nella modernità ci sono gli album di famiglia. Gli album di famiglia sono un grande monumento della fotografia. Ora, per esempio, la fotografia col telefonino, Facebook, eccetera, eccetera. Queste foto non vanno a finire negli album di famiglia, vanno a finire in archivi elettronici che sono destinati ad essere sostituite dalle nuove immagini che tu produci. Quindi intanto la fotografia non viene più considerata uno strumento per raccontare il mondo, per raccontare l'altro. Il gesto stesso lo dice, tu non è che metti l'apparecchio davanti ai tuoi occhi per guardare il mondo, allontani il braccio, addirittura adesso ci sono i bastoni per fare il selfie, e lo usi come specchio, cioè non guardi il mondo, dal mondo fai guardare te stesso e la mandi a qualcun altro, il quale a sua volta era in posa e gli ha mandato la stessa cosa a lui che si era in posa e che nel frattempo ha mandato questa foto e si è rimesso in posa per rimandargli la prossima, no? Ora la cosa che mi ha suggerito, perché poi tra l'altro una delle cose sulle quali non è che io su quella definizione specchio vuoto sono pronto a giocarmi l'esistenza o a sfidare a duello chissà chi. In quel momento ho pensato che questa fosse una soluzione di un ragionamento, ma magari tra due anni cambio idea, che ne so, io cambio idea spesso, no?
ha impressionato il fatto che c'è stato uno studente di Stanford che ha inventato una roba, non mi ricordo più come si chiama, comunque l'avevo seguita questa vicenda, che tutti gli avevano appreso, avevano tentato di venderla a Facebook e quelli che l'avevano cacciato via, che è un meccanismo per cui prima era stato fatto per protezione della privacy o cose di questo genere, tu mandi una foto e questa foto dura pochi secondi nel telefonino di chi la riceve e poi scompare, e scompare anche dal telefonino da cui è stata mandata. Quelli non volevano comprarla sta cosa, ma come noi abbiamo inventato una roba perché si mandino le foto e tu inventi una cosa perché si cancellano, perché? Chi la dovrebbe comprare? Nel giro di un anno gli hanno offerto 3 milioni di dollari per comprargliela, perché più di 700.000 fotografie al giorno passano da quello strumento lì. Quindi vuol dire che in questo gesto c'è una volontà preordinata di effimero, di cancellazione, di sparizione di questa cosa. E siccome l'autoritratto o comunque il ritratto è sempre una specie di certificato di esistenza in vita, di identità, la carta di identità, si dice, è obbligatorio rinnovarlo ogni 5 anni, perché si presuppone che siccome in quei 5 anni tu sei cambiato, allora ci vuole una connotazione della tua identità diversa, la devi rinnovare. Ora, nella logica del selfie che per tutta poi scompare, è come se tu dovessi farti rilasciare una carta di identità ogni 20 secondi. Quindi arrivavo alla conclusione che potrebbe corrersi un rischio di un nuovo Narciso che nello specchio elettronico, contrariamente che nello specchio d'acqua fatale a Narciso, non vede nessuno. Lo specchio è vuoto. Non c'è più né identità né effimero dell'identità. Questo penso, grosso modo, del selfie. Ma penso soprattutto che questo sia un problema quasi di punto d'arrivo, ammesso che nelle cose tecnologiche sia un punto d'arrivo, perché le cose che sono più cambiate negli ultimi 30 anni sono cose che riguardano la comunicazione e l'immagine. La fotografia probabilmente, lo dicevo prima, per eccesso di successo sta morendo. Sta morendo, diciamo, non come, anzi, non se ne fanno mai tante, non ce ne sono mai tante in giro come attraverso Facebook, internet, eccetera, milioni, no? Però non hanno più la funzione di carattere documentario, di salvamento, diciamo, di salvezza di un istante di tempo, di traccia, di infatti il bambino lo fotografavamo quando è così bello, perché quando dorme un angelo, allora piglia sta macchina fotografica, facciamo la foto, vogliamo salvare qualche cosa che sentiamo come struggente e da non perdere, un attimo che vale la pena di conservare. Questo è stato il senso della fotografia. Quando guardi le foto dei bambini e dei vecchi anche che soffiano sulle candeline, dici, ma questo che anno è stato? E conto le candeline, 1, 2, 3, quando aveva 5 anni. Ma l'hai fatto quando avevo 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni, perché il compleanno è un momento topico dell'esistenza di una persona, e quindi si tira fuori la macchina fotografica per fermarlo, perché tu possa ricordarti. Adesso questa cosa non ha più senso, perché non viene più conservata, non viene più finalizzata alla memoria, e quindi forse neanche a quella dell'identità. Le immagini sono diventate la realtà. La realtà non esiste se non c'è l'immagine. E scomodamente la fotografia non frega niente, ma della realtà sì. Questa cosa mi inquieta abbastanza. Bene, ringraziamo il maestro Ferdinando Sciam per la sua umanità, generosità, e ringraziamo anche Spiragli per aver organizzato questo evento. Grazie a voi per la presenza. Buonasera. Grazie a voi per la pazienza.